Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Old Edge Hobbies. Oggi vi faccio vedere come si flasha il firmware del decoder GigaBlue 800 SE. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. Dunque, dovete sapere, il decoder GigaBlue è un decoder combo, di tipo combo, cioè ha un doppio tuner, tuner satellitare e tuner terrestre, quindi potete visualizzare sia i canali SAT che i canali del digitale terrestre. Per flashare il firmware del decoder useremo una chiavetta USB. Adesso ci trasferiamo al PC per scaricare il firmware del decoder. Dunque, apriamo il browser Chrome su Google ovviamente e cerchiamo firmware Open ATV download. Dunque, ci sono diversi siti su cui trovare i firmware, ma io andavo su uno in particolare. È il sito di Nightly Image Download. Ovviamente dobbiamo cercare la sezione GigaBlue, eccola, e andare al menu, alla voce, GigaBlue 800 SE. Prendiamo l'ultimo firmware disponibile, che è quello datato 30 ottobre, ci clicchiamo sopra e aspettiamo il download del firmware. Dunque, ci siamo quasi, il download è terminato praticamente. Aspettiamo proprio l'ultimo secondo finale. Apriamo il link mostra nella cartella e vediamo che si è scaricato appunto il file del firmware. Adesso noi ce lo portiamo fuori sul desktop e lo mettiamo in una cartellina che io ho creato appositamente. Lo scompattiamo, tasto destro, WinRAR, estrae il file in e crea praticamente la cartella col nome del file. A noi servirà per il flash del firmware questa cartellina, però adesso dobbiamo preparare la chiavetta USB. Dunque, io ho già inserito la chiavetta USB nel hub. Dobbiamo formattarla in FAT16 o FAT32. Basta andare su risorse del computer. Questa è la chiavetta, come potete vedere. Facciamo tasto destro, formatta. Apparirà questa finestrella dove scegliamo il file system FAT32 e diamo il tasto avvia. Ci avvisa che tutti i dati dalla pennina USB verranno cancellati, facciamo pure ok e il sistema formatterà la chiavetta. Ecco fatto. Come potete vedere, adesso la chiavetta è perfettamente leggibile da Windows. Adesso dobbiamo ritornare alla cartellina che abbiamo creato prima con il firmware del decoder GigaBlue. Facciamo tasto destro sulla cartella GigaBlue, copia, chiudiamo la cartella, riapriamo risorse del computer e apriamo la directory della chiavetta USB. Tasto destro, incolla e la cartella, come potete vedere, verrà copiata nella chiavetta USB. Ecco fatto, la procedura della preparazione della chiavetta è terminata. La scolleghiamo dal hub e
Adesso possiamo passare direttamente al decoder GigaBlue. Ecco, qui siamo davanti al decoder GigaBlue. Dobbiamo aprire lo sportellino anteriore e inserire, come vedete, la chiavetta creata nella porta USB frontale. Dopodiché dobbiamo, come da video, procedere all'inserimento dell'alimentazione posteriore. Sulla parte frontale del decoder apparirà la scritta USB conf. Dobbiamo cliccare su OK e partirà il caricamento del firmware dalla chiavetta al decoder. Sul TV appare il logo del vecchio firmware, della vecchia versione del firmware. Come vedete, la chiavetta sta flashando perché indica il caricamento del firmware al decoder, e in questa fase il firmware si sta installando sul decoder. Infatti c'è il tasto power che flasha rosso-viola. La fase di caricamento ha un tempo variabile. Durante questa fase la chiavetta non flasha più perché il firmware è passato. Nella fase finale di flash appariranno questi numeri. State tranquilli perché è assolutamente normale, indica la fine del flash. Il decoder si avvierà da solo. Una volta terminata la procedura di reload del decoder, possiamo rimuovere tranquillamente la chiavetta USB e apparirà sulla televisione il logo del nuovo firmware. Terminato il riavvio del decoder, compare la fase di setup del firmware, ma non è oggetto di questo tutorial. Quindi vi saluto e tanti baci. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, mettete tanti mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale con il tasto iscriviti. Se avete delle domande, mettetele pure nei commenti, sarò ben lieto di rispondervi.